Intanto vi ringrazio della presenza, di questo dono che stiamo facendo alla Madonna per dirle il nostro affetto filiale, sincero. Le diciamo proprio col cuore, siamo peccatori, cioè ci sentiamo tutti fragili, ma ci riconosciamo tutti come tuoi figli. Siamo contenti che tu ci sia, o Madre, o Vergine Santa, e tutti ricorriamo a te, lodandoti e chiedendo il dono delle tue grazie. Iniziamo insieme questo nostro percorso di fede fino alla Cappella della Madonna delle Vigne, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ho chiesto a Don Manuel di introdurre lui brevemente ciascuno dei misteri e ringrazio anche Don Alberto che è con noi e ci aiuterà anche lui nella preghiera. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo alla Madonna. Per l'intercessione di Maria chiediamo al buon Dio il dono di un cuore puro, libero, un cuore di bambino che sa lasciarsi sorprendere dagli interventi di Dio nella nostra vita. Tutti insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tutti insieme alzando le fiaccole. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio Madre in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci fermiamo.
mani, per il cuore di Maria, dove sentiamo il buon Dio tutto ciò che siamo, tutto ciò che viviamo, tutto ciò che abita nel nostro cuore, tutte le persone che abitano nei nostri cuori. In particolare presentiamo a Dio per le sue mani le situazioni più gravose, quelle che ci pesano di più, sapendo bene che il buon Dio si prende cura di noi puntigliosamente. Insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Riprendiamo il cammino. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nell'ultimo mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Questo mistero sia per noi un invito a cercare il buon Dio, rendendoci sempre più conto che è il buon Dio che ci corre dietro, è il buon Dio che ci cerca con un amore infinito. Lasciamoci trovare da questo amore, lasciamoci sostenere e accompagnare nel nostro cammino. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Eia ergo, ad
conclusiva. Intanto un grazie di cuore a ciascuno di voi. Non è vero che dire sì o non dire sì alla Madonna, al Signore, è indifferente. Il nostro sì allieta il cuore di Dio, ma rende anche più bello il mondo. Pensavo, giungendo qui alla cappella, alla cooperazione di quanti per renderla così bella, la cooperazione di quanti per rendere bello il gesto della messa di ieri, dell'insieme della festa a partire da giovedì, il gesto di questa sera. Non voglio entrare a menzionare le singole persone perché poi finisco per fare dei torti e dimenticare qualcuno, ma il sì piccolo di ciascuno di noi rende lieto Dio, rende lieta Maria e rende più bello il mondo. E quindi il tuo sì è prezioso agli occhi di Dio e agli occhi di ciascuno di noi. Ma c'è un pensiero che mi porto nel cuore dall'inizio della fiaccolata, quando ho chiesto ai portatori, che ringrazio, di far girare la Madonna mentre sostavamo per enunciare il mistero del Santo Rosario, e dicevo: siamo un popolo di persone, ciascuno con le proprie ricchezze, le proprie fragilità al tempo stesso, io per primo, e dicevo: il nostro tesoro però è che lei ci guarda. E mi sono venute in mente due frasi emblematiche, due frasi significative, una di Papa Benedetto, una di Papa Francesco, quando Papa Benedetto ha parlato di Maria come certezza della nostra speranza. L'avevo ripresa anche in un testo inviato nelle famiglie, questa frase. E Papa Francesco, echeggiando, ha detto: non lasciatevi rubare la speranza. La speranza non è una capacità nostra. La speranza nasce dal fatto che noi ci accorgiamo che lei ci guarda e ci lasciamo guardare da lei. È esattamente ciò che il demonio tenta di toglierci in tutti i modi: la bellezza del suo sguardo, la dolcezza del suo sguardo. Nessuno di noi è reso povero dallo sguardo di Maria, nessuno di noi, sentendosi da lei guardato, ha timore, nessuno di noi vede sottratto qualcosa alla sua libertà. Il suo sguardo arricchisce, intenerisce, pacifica, accresce, allieta, e si potrebbe andare avanti. Siamo ricchi dello sguardo di Maria perché in Maria c'è lo sguardo di Dio su ciascuno di noi. Veramente ha ragione il Papa sempre, ma qui profondissimamente: non lasciamoci rubare questa speranza. Questo è il senso, torno a dire, dell'invito alla preghiera delle nostre campane alla sera. Questo è l'invito alla preghiera alla Madonna, per non perdere la gioia che sempre ha caratterizzato il nostro popolo. Noi siamo un popolo che canta, non perché è superficiale, ma perché chi ha Dio per amico e compagno di viaggio e la Vergine Maria come stella può cantare sempre, sempre, anche nelle difficoltà più grandi. Allora adesso, dopo la benedizione che daremo noi sacerdoti, avremo la gioia anche di ascoltare qualche aria mariana. Il Signore sia con voi. Tutti insieme. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.